Chissà se i consigli di Antonio Leone potranno aiutare a risolvere l'emergenza abitativa a Napoli. Sta di fatto che dal 5 giugno, da quando il suo libro sarà disponibile, potremo conoscere come si compra una casa senza soldi, come l'autore del libro elenca diversi modi attraverso operazioni bancarie o le giuste proposte alle persone che non vogliono le case, perché, sostiene Leone, ci sono persone che non le vogliono. E al terzo piano il palazzo affianca all'hotel Excelsior, quindi giri l'angolo dell'hotel Excelsior, guarda in alto, terzo piano, vedrai un appartamento chiuso. Che cosa può essere successo in quel caso? Può essere successo per esempio che c'è stata un'eredità, più eredi, non si sono messi d'accordo e quella casa l'ha rimasta abbandonata in attesa che un giudice decide cosa fare. Oppure può essere stato che chi abitava in quella casa ha fatto un mutuo, non l'ha pagato. E quindi quella casa è pignorata e per il momento è abbandonata in attesa che venga venduta all'asta. Ci sono tanti casi di questo genere. Un altro caso, non tanto frequente, ma mi è capitato di acquistare case del genere, è quando ci si trasferisce all'estero. Semmai hai preso un buon lavoro all'estero, devi andare un po' di anni all'estero, vendi subito velocemente la casa. E quello è un caso in cui io vado a comprare l'immobile per poi rivenderlo sul mercato. Quindi io compro fisicamente l'immobile da investitore immobiliare e poi lo rimetto sul mercato. Consigli, ma anche storie vere. Nel libro l'autore ci racconta delle case che lui stesso è riuscito ad acquistare gratis. I napoletani se lo ricorderanno sicuramente, c'è stato il bradisismo a Pozzuoli. In quel caso io comprai praticamente un palazzo intero senza soldi perché una coppia di inglesi cosa fece? Scappò dall'Italia. E disse io non posso sopportare questo fatto che ogni giorno c'erano 100 scosse e abbandonò questo palazzo. Io riuscii ad intracciarli, andai al consolato, all'ambasciata italiana, ricordo ancora, e facemmo un compromesso. Io mi impegnai a comprare questi 14 appartamenti senza versare denaro.